Bella a tutti ragazzi, bentornati. Io sono Andrea, siete sul mio canale Come va va. Oggi partiamo subito con l'unboxing e la recensione di un bel prodottino che mi ha inviato Amazon. Quindi sarò totalmente di parte. No, scherzo. Io l'ho testato per una settimana. È già una settimana che ce l'ho. Ho voluto aspettare prima di recensirlo. Allora, parliamo del VR Magic, eccolo qua. Questo bellissimo visore che ha forma di panda. Adesso vi faccio vedere. Dentro la scatola troverete altro che il visore. Allora, come vedete, la forma davanti è fatta in modo particolare. Sembra un panda. Guardate. Quindi, andiamo subito a vedere le sue funzioni. Abbiamo il vano che si apre, si mette dentro il telefono. Io ho un S6 Edge, qua ci stava bene anche un Note 3, un Note 4, un Note 5, un Note che esplode. Quindi qualsiasi misura, cioè un 6 pollici ci sta proprio alla grande. Quindi mettiamo dentro e l'incastro è comunque comodissimo perché è fatto da queste alette. Lo vedete? Eccoli qua, da queste alette. Si chiude, fate partire l'applicazione e all'interno poi vedremo il tutto. Lo conoscete bene, io vi dico solamente le mie impressioni perché pensavo che era un giocattolo e invece è una grandissima figata. È una grandissima figata, ha i suoi pro e i suoi contro che adesso andrò a dire. Allora, i vantaggi. Qua è molto morbido, la spugna che è all'interno, l'imbottitura è veramente morbida e non fa male. Dopo tanto tempo, forse d'estate vi può sudare un po' la fronte, il naso, ma come comodità ci siamo. Non so quanto può durare perché io ce l'ho da una settimana, saranno sempre comunque materiali economici. Lenti abbastanza buone. Quindi la qualità è anche discreta. Qui abbiamo lo zoom sia da una parte che dall'altra, quindi con queste rotelle noi lo portiamo su. Adesso lo fa, ecco, lo vedete? Lui va su, voilà, tac, va a scatti anche, vedete? E scende giù. Quindi potete allungare e abbassare la visuale, allungare e avvicinare la visuale. E poi qui abbiamo la messa a fuoco. Quindi se zoomiamo troppo possiamo regolarci di qua direttamente. Quindi le funzioni che abbiamo prettamente sono zoom e la regolazione di mettere a fuoco gli oggetti all'interno. Funziona, io ne ho già provati due. Il primo è stato un disastro, non mi è piaciuto, mi veniva mal di testa, nausea, si vedeva male. Questo qui invece si vede, è già un buon prodotto perché poi è leggerissimo, pesa veramente poco e questo qua, pesando poco vuol dire tanto perché non bisogna sottovalutarlo. Quando lo tieni, se pesa troppo, dopo un po', secondo me, ti dà fastidio. Questo invece è veramente un plasticone di merda e quindi pesa un cazzo. Però non è tutta rose e fiori, non è perché me l'hanno regalato per recensirlo, io gli devo leccare il culo. E no, non vi lecco il culo. Perché? Perché non glielo ridò indietro solo perché me l'hanno regalato. Se no, se fosse stato un acquisto, personalmente lo darei di nuovo indietro. Perché? Perché o è un mio problema, ma io ci vedo benissimo, e dillo, e vedi d'annaffanculo. Io ci vedo benissimo, ma non lo so, o è un problema di lenti, quindi bisogna comprare, perché sia questo che quell'altro, questo è un po' meglio, l'altro era un disastro, sia questo che quell'altro, dopo un po' ti fa male la vista. Non, i giochi e tutto quello che ci vedi, non riesco mai a vedere veramente bene, 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 bene. Cioè, vedi bene, ma sforzi, sembra quasi che non vedi in alta definizione. Quindi non ho capito se è una questione di qualità delle lenti, perché questo prodotto costa 25,99 euro, quindi 30 euro, spedizione compresa. Quindi non ho capito se è la qualità delle lenti o sono le applicazioni che ancora non sono buone. Non lo so, non riesco a capire. Perché la realtà che tu vedi dentro è favolosa. Perché tipo oggi ho giocato a un gioco, un giochino, che poi se volete
me lo chiedete, ve lo metto sotto in descrizione i giochi che uso e i video. Il sito per andarla a comprare su Amazon ve lo metto, perché è dovuto, me l'hanno regalato da recensire, quindi ve lo devo mettere. Però voglio essere più obiettivo possibile. Cioè, vi posso anche dire è buono, perché non ho paragoni con quelli costosi, non me le mandano e io non ne spendo soldi. Era bello avere un confronto con quelli costosi, cioè provare tutte e due. Però, ve l'ho detto, non riesco a capire se è l'applicazione, sono i giochi o sono le lenti che non ti fanno veramente vedere così bene. Per me è un problema di lenti, secondo il mio punto di vista. Poi se qualcuno magari, anzi, se qualcuno ha un prodotto migliore di qualità, quindi parliamo prodotti da 80-100 euro, quelli buoni, e se può mettere sotto nei commenti la sua esperienza, se magari mi dà anche una delucidazione su questa problematica che io ho, che magari hanno anche tanti. Quindi vi consiglio il prodotto, ragazzi. Il prodotto ve lo consiglio se lo trovate sotto costo, magari a 10-12 euro quando tirano quelle offerte bombe, per levarvi un capriccio. È favoloso all'inizio perché è una cosa nuova, ma vedendosi in questa maniera, no, non è favoloso, perché ve l'ho detto, vi viene la nausea dopo un po' e vi incazzate perché vi piace quello che vedete, ma non si vede benissimo, tipo giocato a un gioco degli zombie e cazzo. Però invece alcune scene tipo del film dello squalo si vedevano da Dio. Devo capire, però ragazzi, ve lo consiglio a 25,99 euro. Se lo trovate a 10 euro, magari un piccolo sforzo per un capriccio, al mio paese si dice per un fiorito di culo, si può anche fare. Quindi ragazzi, la marca è VR Magic. Solo per oggi a 25,99 euro, acquistatelo e insieme vi regaleremo anche le coperte, le pentole e Giorgio Mastrotta. Quindi carinissimo, però il fatto del panna mi ha colpito tantissimo. Niente, ragazzi, la recensione è finita qui, l'unboxing è finita, io spero di essere stato utile per voi, per chi è interessato a comprare questo tipo di prodotti, e farvi capire che comunque non c'è, secondo me non c'è troncazzo la marca, il modello. Quelli che stanno dai 15 ai 40 euro secondo me sono tutti uguali, quindi sapete già cosa andate incontro. Secondo me mettete i soldi da parte e compratevi uno serio, magari prima o poi lo farò anch'io, tanto con Amazon se vi fa cagare glielo rimandate indietro. Quindi ragazzi, il video è finito qui, spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi lascio dei video consigli sopra, che potete cliccarci anche con il ditino se siete col telefonino, è la nuova funzione, e qui troverete l'icona del mio logo, se cliccate lì vi iscrivete al mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi, un bel like e vi iscrivete, un like e vi iscrivete. Mi raccomando, io ci tengo molto. Ci vediamo alla prossima, ciao Benji!